Buonasera Luca Agnelli, benvenuto qui a Sottomarina. Che dire, DJ, produttore, remix in costante evoluzione. Come lo spieghi il tuo stile musicale? Ma allora, io diciamo che non amo definire uno stile musicale. Mi piace suonare tutto quello che mi dà qualche cosa, quello che mi lascia una sensazione, e cerco di trasmettere poi al pubblico quello che la musica trasmette a me. Quindi cerco di suonare anche più generi musicali, se vogliamo, anche se la mia radice viene dall'house, però soprattutto in quest'ultimo periodo ho delle forti influenze più tecniche. Che il tuo stile musicale è molto apprezzato, testimoniarlo sui tuoi DJ set in giro per il mondo, anche se so che c'è un posto che tu ami sempre tornare, che è la Puglia. Come mai? Ma sai, la Puglia è una terra molto calda. Pubblico la terra? Pubblico, tutte e due, entrambe le cose. E ho costruito in tanti anni un rapporto molto bello con i clubbers pugliesi, soprattutto con i clubbers salentini. E per me ogni volta è veramente un'emozione grandissima, e vedo che il pubblico mi accoglie con un calore veramente particolare, quindi sono sempre felicissimo di tornare a suonare. Ecco, parliamo di produzione, da dove inizi? Da che base? Ma dipende, certe volte magari faccio una ricerca su internet, su YouTube o attraverso magari altri siti. Ci sono artisti che qui ti ispiri? Ma diciamo ispirare no, però cerco sempre di prendere dalla musica che ascolto, anche di altri artisti, magari quel qualche cosa che mi piace e che naturalmente poi reinterpreto a gusto mio. Quindi cerco sempre di fare una grossa ricerca e di prendere degli spunti su cui poi ricostruire il mio pezzo. Essere un produttore poi migliora anche essere DJ, secondo te? Ma sai, oggi è importante, le due cose sono completamente diverse, perché un buon DJ non è un buon produttore e viceversa. Poi in tanti casi ci sono dei buoni DJ che sono anche dei buoni produttori e viceversa. Oggi è molto importante essere un buon produttore, perché la produzione che tu fai ti serve come biglietto da visita, e questo è molto importante. Tu oltretutto hai pubblicato su etichette importanti, ricordiamo Desolate, BS1, insomma, ora che anche tu la tua etichetta Etruria Beat Record, come scegli, come valuti gli artisti dove poi pubblicherai, insomma, sulla tua etichetta? Ma semplicemente io stampo quello che mi piace, quindi comunque ascoltiamo tanto materiale che ci arriva di giovani artisti spesso sconosciuti, e quello che mi dà gusto, mi dà sensazione, poi lo stampo. Insomma, un'etichetta open your mind, un po' come open your mind. Un po' come il tuo ultimo pezzo, come sta andando? No, molto bene, molto bene. Non a caso appunto questo titolo, proprio perché comunque è un po' la filosofia mia personale e anche della label. Che dire, io ti ringrazio Luca, grazie per il mio invito e godiamoci questa sera tu DJ 7. Grazie a tutti.